Manca davvero poco all'inaugurazione della 22esima edizione di Frutti in Fiore, manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale. Ed è con noi Luigi Colombano, membro del comitato organizzatore di Frutti in Fiore. Benvenuto. Grazie. Come sarà questa edizione? La 22esima edizione che comunque ricalcherà le 21 precedenti. Noi dall'inizio della manifestazione abbiamo voluto fare una festa della frutta. Abbiamo sempre detto che vogliamo fare una full immersion nel mondo della frutta, che sia dedicata, diciamo, agli addetti ai lavori, ma anche ai turisti, alle famiglie che vorranno venire a Lagnasco a trovarci nei 3 giorni. I punti salienti saranno il Salone delle Tecnologie Applicate all'ortofrutticoltura, dove i frutticoltori potranno trovare le novità tecnologiche e meccaniche, potranno incontrare le ditte che fabbricano questi macchinari. Ci sarà il mercatino di Frutti in Fiore, dove aziende locali presentano i loro prodotti, diciamo, dell'artigianato e dell'enogastronomia. La piazza che ospiterà i consorzi di tutela dei prodotti della provincia e tutti gli stand istituzionali. Il punto ristoro che si chiama Frutti in Tavola, Fior di Proloco. Siamo riusciti a mettere insieme 9 Proloco del nostro territorio, della nostra provincia e della provincia di Torino, e sarà possibile appunto fare delle degustazioni. Qual è il punto forte di quest'anno della manifestazione Frutti in Fiore? Abbiamo voluto puntare proprio sul Salone delle Tecnologie. Avremo un'esposizione di trattori e attrezzature d'epoca a servizio della frutticoltura. Avremo la realizzazione di scultura sorpresa da parte di un artigiano scultore con la motosega. Alla domenica poi avremo la degustazione di mele e derivati tra presente e passato a cura dell'Onafrutta e con la collaborazione dell'Istituto Agrario di Verzuolo. Avremo, in collaborazione con la manifestazione di Cavour Tutto Mele, la dimostrazione di potatura delle piante da frutta e dei mirtilli e un'area delle innovazioni con la presentazione di attrezzature innovative per la frutticoltura del futuro. Poi ci sono tanti altri appuntamenti. Avremo una compagnia teatrale locale dialettale che ci presenterà una commedia in piemontese, ovviamente. L'ingresso sarà libero, ma offerta libera, e tutto quanto sarà raccolto sarà devoluto in beneficenza all'associazione Il Fiore della Vita, che è un'associazione che si occupa dei piccoli malati oncologici. Per la domenica anche dei giri in elicottero sul Tetie e nei castelli della zona. Una parte importante, lo spettacolo piromusicale del sabato sera. E noi ringraziamo Luigi Colombano, membro del comitato organizzatore di Frutti in Fiore. Grazie, buon lavoro, alla prossima. Grazie molte.